Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con l'episodio numero 11 di Undertale. Allora signore, piccola informativa, o informazione, non lo so. L'episodio precedente, io già avevo registrato un primo episodio prima di questo, che è andato completamente perso. Infatti eravamo passati da dove ci hanno lasciato l'ultimo punto, dal tavolino col formaggio. Avevamo attraversato tutta una città di acqua, comunque avevamo incontrato anche una sorta di polipo bianco gigante che siamo arrivati praticamente a Waterloo. Una cosa del genere, siamo sul ponte di Waterloo e praticamente tutto l'episodio precedente è andato a quel paese. Quindi io sto registrando di nuovo per andare avanti. Mi dispiace per esservi persi quella parte. Comunque, non era successo niente di che, a parte qualche fiore azzurro che ci aveva parlato, un pianoforte che avevamo provato a suonare ma che non ci aveva dato nessuna informazione, e un castello in profondità che abbiamo visto con, insieme al nostro omino giallo che ci ha seguiti, però anche lì niente di particolare. Adesso siamo arrivati in questo nuovo punto e vediamo assieme di proseguire questa avventura. Detto questo, signori, prima di partire col video, dopo tutto questo ambaradan di informazioni, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al canale e alla serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove tramite appunto i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito qui su YouTube mi trovate ogni sera alle 21. E detto questo, signori, date un'occhiata, ultima cosa, ai link in descrizione in cui trovate tutte le informazioni più importanti. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo finalmente col video. Ok, allora iniziamo a leggere un po' di cartelli. Gli umani, per paura del nostro potere, ci dichiararono guerra. Attaccarono improvvisamente e senza pietà. Praticamente, sì, i mostri pensavano che gli umani potessero prendergli l'anima, una cosa del genere. Alla fine non la si può chiamare una guerra. Uniti, gli umani erano troppo potenti e noi mostri troppo deboli. Non fu presa una sola anima e infiniti mostri furono polverizzati. Sì, praticamente i mostri pensavano, o gli umani pensavano che, ora questo non me lo ricordo bene, c'era un discorso di anime, ecco, oh, porca miseria, oh, quando cambia l'inquadratura così sta succedendo qualcosa, signori, o arriva Odin che ci sta a tirare qualcosa, o non lo so, perché sta nevicando di botto? No, ci hanno bloccato, lo sapevo io che tornavo Odin. No, no, stiamo calmi, non è difficile, ce la possiamo fare, continuiamo a scappare, signori. Abbiamo capito che con Odin dobbiamo semplicemente scappare come se non ci fosse un domani. Attento, 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 piccolo, piccolo cinesino. Dai così che lo freghiamo, dai così che lo freghiamo Odin. Dai, fermo lì. Ok. Ha cambiato attacco, ha capito che tirandoci le lance non otteneva risultato, ma porca. Ma porca miseria. Andiamo sopra. Andiamo da sopra, che la strada è la stessa. Via, veloce come il vento, zio. Corri, corri come se non ci fosse un domani. Dai, calma, 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 ok? Ok, calma, dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Andiamo di qua. No, no, indietro, indietro. Via. No, perché sono salito di qua? No, porca miseria, sono andato giù. Via. Gli attacchi stanno diventando più veloci, signori, quindi mi sa che stiamo arrivando alla fine. Che tra poco riusciamo. No, sono andato al lato sbagliato. Dove cazzo lo devo andare? Dai, calma. Sì, decisamente i colpi stanno diventando più veloci. No, di qua non si andava da nessuna parte. Occhio, zio. Calma. Ma perché ce l'ha così tanto con noi, Odin? Ok, sono riuscito a scappare. Corri come il vento. No, ma porca, sono scemo io, signori. Tra l'altro, noi scappiamo sempre quando ora ci sono gli incontri. I mostri che incontriamo nel gioco. Io scappo sempre, signori. Di conseguenza, non stiamo sfruttando più il potenziamento dell'anima. Fermo che. No! 8 di vita, signori, siamo morti. Siamo morti. Vi informo ufficialmente che siamo morti. Siamo decisamente morti, signori. Non so. No, impossibile. Corri come se non ci fosse un domani. Corri, qualsiasi cosa succede, corri. Aiuto. Forse. No, sì, ok. No, sta continuando. Però ha rallentato. Riusciamo a gestire adesso. Mamma mia, che era diventato complicato. E quindi? No. Quindi tutto questo bordello perché? Illuminatemi.
No, porca miseria, è finita, signori. Questa volta è davvero finita. Questa volta è davvero finita. No, ha distrutto i ponti. Mi ha fatto cascare nell'oblio. No, siamo morti. Siamo morti così. Finita. L'avventura di Undertale finisce qui, signori. Sembrava venire da laggiù. Oh, sei caduto. Non è vero. Tutto bene? Ecco, alzati. Maullo, eh? Che bel nome. Io mi chiamo. Non lo sapremo mai. Siamo caduti nuovamente in un prato di fiori rossa. Gialli, scusatemi, sono daltonico. Ok, questa è tutta acqua. Riusciamo a muoverci nell'acqua. Questo è già interessante come cosa. Riusciamo ad affrontare un poco di acqua. Cos'è questo? Ammasse di rifiuti, ci sono parecchie marche che riconosci. Quindi spazzatura, solo rifiuti. Non ci vediamo. Immondizia, ok. Quindi non possiamo fare se un cumulo di spazzatura, ok. Un punto di salvataggio. La cascata sembra fluire dal soffitto della caverna. Occasionalmente fluisce anche della spazzatura, che cade in fondo all'abisso sottostante. Vedere questo ciclo infinito di rifiuti senza valore. Ti riempi di determinazione. Io vengo riempito di determinazione senza motivo, praticamente. Va bene, salviamo, signori. Adesso siamo alla discarica. Nella parte precedente eravamo sul ponte. Adesso Udin, sì, è giusto, ci ha fatto cascare giù nella discarica. Va bene, signori. Allora, io per questo video, che è stato molto breve, ma ripeto, avevo registrato quello di prima che è andato perso, quindi questo lo faremo un poco più breve. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto e cercare di continuare a capire cosa succede in questa avventura. Anche perché lì Udin, eravamo faccia a faccia, ci avrebbe potuto ammazzare male e invece ha distrutto il ponte e ci ha fatto cadere giù nella discarica, negli abissi della discarica. Va bene, signori. Detto questo, un abbraccio a tutti, un grazie per aver guardato il video e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!